Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non è un nuovo video, nel senso che lo avevo già fatto, lo avevo anche messo online. A chi è iscritto saranno sicuramente arrivate le notifiche di quel video, però poi l'ho cancellato perché c'erano delle imprecisioni che non mi piacevano. Poi se capita l'imprecisione me lo fate notare e magari lo mettiamo nei commenti, insomma. Dobbiamo parlare del three-way handshake, che letteralmente sta per stretta di mano, handshake è la stretta di mano a tre vie, ok? È un sistema di connessione preventiva che viene utilizzata dal protocollo TCP. Come abbiamo visto, il protocollo TCP, Transmission Control Protocol, è un protocollo connesso e quindi ha bisogno di stabilire una connessione con il server per poter poi effettuare uno scambio di dati, ok? E quindi noi adesso andiamo a vedere come viene portato avanti questo three-way handshake, che viene trattato in tutte le scuole che trattano la materia sistemi e reti nelle scuole superiori, ok? Quindi se noi abbiamo il nostro client che ha bisogno di comunicare con un server, prima di scambiarsi i dati tra client e server e viceversa, c'è bisogno di stabilire una connessione. Come funziona? Funziona in questo modo. Ovviamente noi qua dobbiamo segnare, come siete abituati a vedere anche nei libri di testo che avete voi a casa, questo è il tempo, perché ogni qualvolta il client o il server manda un segmento, è ovvio che passa del tempo. Allora, ipotizzando che il client voglia collegarsi con il server e stabilire quindi una connessione, manderà un primo segmento di synchronization e lo chiamiamo SYN. Magari lo possiamo anche cerchiare di rosso, ok? In modo da non avere nessun tipo di problema e visualizzarlo subito. Avrà un certo numero di sequenza casuale che il client imposterà autonomamente. Ad esempio, noi, come lo avevamo fatto l'altra volta, lo mettiamo a 6000, ok? L'HAC sarà impostato a 0, ok? E il flag SYN sarà impostato a 1. Che cos'è il flag SYN? Nell'header del segmento TCP ci saranno un sacco di dati, ok? L'header del TCP sono 20 byte, ok? Ci sono vari flag che possono essere spuntati, andremo a vederlo il l'header del segmento. Ad esempio c'è il flag SYN. Il flag SYN, quando è impostato a 1, è uguale, si richiede connessione. Se è impostato a 0, non si richiede connessione. Come ripeto, andremo a vedere comunque come funziona il header del segmento TCP. Una volta che è stato fatto questo primo passaggio, che è il passaggio numero 1, il server risponderà con un segmento, che sarà un segmento di SYN ACK, ok? Synchronization Acknowledgement, ok? Che parametri avrà impostato questo segmento? Avrà l'ACK impostato a 6001, cioè più 1 rispetto al sequence number del client. Ok, avrà un suo sequence number, ok, definito dal server stesso, impostato a 9000, ad esempio. Utilizziamo gli stessi valori che avevamo utilizzato nell'altro video, se qualcuno nel frattempo dovesse averlo visto. E il synchronization flag, cioè questo, è impostato a 1. Perché? Perché sia il client che il server si richiedono
la connessione. A questo punto c'è un terzo segmento di fine sincronizzazione e infatti viene chiamato semplicemente ACK, cioè acknowledgement. A questo punto, adesso andiamo a vedere i parametri, a questo punto i client server potranno comunicare senza nessun tipo di problema. I valori che saranno impostati in questo segmento saranno i seguenti. Ci sarà un sequence number di 6001, cioè più 1 rispetto al sequence number iniziale del client, ovviamente. Ok? Il client aveva impostato 6000, adesso risponde con un numero di sequenza di una unità superiore. Ok? L'ACK sarà impostato a 9001, cioè più 1 rispetto al server, rispetto al sequence number del server. Ok? E la cosa importante da ricordare è che il flag SYN a questo punto è a 0. Significa che al terzo passaggio non c'è più bisogno di impostare il flag synchronization a 1, perché a questo punto la connessione, la freeway handshake, è stabilita. Client e server da questo momento possono comunicare senza nessun tipo di problema. Ok? E questo è il freeway handshake. Adesso dobbiamo capire che client e server comunicano e si spediscono i dati che devono spedirsi. Si arriva a un punto in cui la connessione deve terminare, e quando la connessione deve terminare si ha a che fare con un qualcosa chiamato, lo scriviamo qui, four way end connection. Cioè c'è una fine connessione a quattro vie. In realtà esisterebbe anche una fine connessione sempre a tre vie, però la fine connessione deve essere contemporanea tra client e server, cosa che non succede praticamente mai. Cioè succede, però non è il caso che andiamo a studiare noi, perché noi adesso dobbiamo andare a studiare una fine connessione tipico, standard, di quelli che vengono chiesti anche a scuola magari. Questo è sempre il tempo, questo è sempre il client, questo è sempre il server. Ci sarà il flag di synchronization e ci sarà il flag anche di fin, che sta per fine synchronization. Non so come mai abbiano messo fin, però quello è. Ok? Intendo dire, non so come mai abbiano messo un flag di fin e non uno di end. Non lo so, questo non mi è chiaro. Se lo sapete magari lo scrivete nei commenti, così impariamo tutti qualcosa. Per quanto riguarda la four-way end connection, che cosa succede? Succede che il client manda un segmento di fin, ok? Ed è il primo segmento, il primo passaggio di questo four-way end connection. Il fin sarà impostato a 1, quindi, perché quando il fin è a 1 si richiede la fine della connessione, quando il fin è a 0, è impostato a 0, non si richiede la fine della connessione. Ok? Quindi nel primo segmento di fine connessione il fin sarà impostato a 1 e ci sarà un numero di sequenza del client impostato, ad esempio mettiamo sempre a 6000, che è un numero comodo. A questo punto il server riceve il messaggio di fine da parte del client attraverso questo segmento e risponde con un ACK. Ok? Con quali parametri? Con un fin impostato a 0, adesso vediamo subito il motivo, e con un ACK impostato a 6001, cioè più 1 rispetto al client. Ok? A questo punto il server può ancora spedire dati al client, perché non ha ancora chiuso la connessione, e questa risposta è proprio propedeutica al fatto che il server deve ancora spedire dei dati. Quando, una volta che il server ha finito di spedire i dati, manderà a sua volta un segmento di fin, ok,
un segmento di fin con delle caratteristiche diverse ovviamente rispetto all'acknowledgement che aveva mandato prima, in cui avrà il flag del fin impostato anche lui a 1 questa volta, mentre prima era a 0, e con un suo sequence number che noi mettiamo a 9000 per comodità. Solo a questo punto il client risponde con un hack, ok, con un hack, che è il quarto passaggio, con il fin impostato a 0 e con l'hack, l'acknowledgement, impostato a 9001, cioè sempre più 1 rispetto al server. Ok? Quindi, quando client e server devono comunicare utilizzando il protocollo TCP, in prima istanza si parte con il freeway handshake, cioè si stabilisce la connessione fra client e server, ci si scambia i dati in maniera bidirezionale, e una volta che la connessione non serve più, non serve più una connessione tra client e server, si inizia la procedura di fine connessione, che sarà a 4 vie se non è contemporanea alla chiusura del collegamento. Ok? Se è contemporanea, ovviamente a questo passaggio, cioè in questo segmento, il server risponderà anche lui con un fin impostato a 1, un hack impostato al sequence number del client più 1 e con un suo sequence number. Il client risponderà semplicemente con un fin 0 e con l'hack impostato al sequence number del server più 1. Quindi saranno 3 passaggi, solo e soltanto se server e client, client e server, chiudono la connessione contemporaneamente. Bene, per questa lezione è tutto, questa volta non dovrebbero esserci problemi. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.